Vladomizov sbagliato dall'arco dei 6 metri e 75, Emporio Armani che si presenta in una veste completamente nuova e coach con Simone Pianeggiani in panchina. Per Travis Diner vuole andare fino in fondo, la riapertura per Milbourne, la buona difesa in questo caso di Jefferson, l'errore al tiro del giocatore classe minuto, arriva il blocco di Gudaitis, la riapertura, Jefferson prende, spara da tre punti, tiro storto, rimbalzo di Travis Diner contro Mizov, lo vuole attaccare, lo scarico nell'angolo per Milbourne da tre punti, un altro mancino per Cremona che è anche Darius Johnson Odom. E qui 6 in totale per il giocatore lituano, la palla dentro sporcata da Cincerini che la recupera del suo numero 0 Drake Diner nell'angolo per Milbourne, il tiro questa volta è fuori misura, rimbalzo Mizov, impia in questo secondo periodo con Milano che prova a scappare via il pallone per Drake Diner, la riapertura per Milbourne che va fino in fondo a realizzare col fallo. La grafica prima era sbagliata perché Milbourne aveva segnato da 3, facevano 3, adesso quinto punto di Milbourne. Da fastidio a Bass, ha fatto fatica a stare con lui. E assegno anche il libero supplementare per Milano, è giusto, 14 punti nel secondo periodo. Cremona è una squadra che fondamentalmente gioca con 4 esterni, tanto che da numero 4 gioca Milbourne proprio adesso in possesso di palla, tiro fuori misura di Travis Diner, 24 secondi scaduti. Compagni. Travis Diner di nuovo, la riapertura per Milbourne, il mancino con il numero 23 va a realizzare dalla media e di nuovo parità a quota 38. Pallone per Lavanoli Cremona, il post di Milbourne che vuole attaccare Mizov, ottimo lavoro in difesa di Vlad. Passo bene, bellissimo passaggio, tiro, grande lettura. Milbourne a tre punti, scheggia il ferro, coach. Adesso siamo a più 10, sì, è il momento proprio con Cousin, bel giro di palla esterna per Mbaye che si butta ancora dentro, questa volta però non trova la misura con Gudaitis, il pallone per il 77 biancorosso in post, va a tirare fuori equilibrio, il rimbalzo è di Gadri, apertura nelle mani di Milbourne e adesso prova a ricevere di nuovo il giocatore con il numero 23 di Cremona che va a subire il fallo di Jordan Theodore, secondo fallo veramente di giocare con più passaggi e meno pick and roll un po' da parte di Cremona, ancora la riapertura per Mizov da tre punti, il tiro però è corto e la palla di nuovo di Cremona, buona che si alza, palla dentro, Gudaitis stoppato dall'attacco dalla Cremona con Gazzotti che gestisce il primo attacco della Vanoli, grande circolazione di palla ma grande difesa anche di Milano, poi Milbourne sbaglia da tre, rimbalzo Drake Diner, fallo in questo caso di Gaudlock, non è una buona notizia perché è il quarto fallo. Esatto, niente da dire, un ottimo blocco. Eccolo qui a ricevere nel cuore dell'area Harry Sims con un grande roll, presa sempre più interessante mi sento di dire fino alla fine della partita. Poi è vero, adesso non è andato a segnare e lancia il contropiede di Cremona, ma Gudaitis è sempre lì. Nel frattempo Pianeggiani non ci sta, time out sul più 8. E Gudaitis ha sbagliato qualche conclusione perché era molto sotto canestro, qualche